Il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, è assolutamente deciso. Dopo la strage di Nizza non v'è più tempo da perdere. Così sui social ha preannunciato una stretta sulle moschee. Come? Modificando in senso restrittivo la relativa legge regionale. E subito la polemica politica è impazzata. Esultano ovviamente carrocce e le destre in genere, contrarie alla sinistra, PD in testa. La legge, diciamo, anti-moschee è stata approvata nei mesi scorsi, è stata impugnata dal governo su 8 punti, e su 8 punti la consulta ha dato ragione a Lombardia su 6 punti, ne ha bocciati su 2 punti di poca importanza, quindi sostanzialmente la legge rimane valida per la prima parte del suo testo e viene verrà modificata solo in alcune piccole parti. Vanno a stravolgere il senso, per questa legge sono state bloccate la costruzione di 3 nuove moschee sul territorio del comune di Milano e ovviamente il senso che la Regione Lombardia vuole dare e ha voluto dare a questa legge è che nel corso degli ultimi anni si sono sviluppati come funghi e luoghi di culto islamici sul nostro territorio. Sappiamo bene quello che sta avvenendo nel mondo e in Europa in questi ultimi mesi, quindi è giusto un segno di discontinuità rispetto al passato ed è giusto che vengano date delle strette e che vengano rispettate una legge con dei paletti, diciamo, un pochino più forti. In totale disaccordo il PD, che invece vuol puntare sul dialogo con l'Islam moderato. Sì, allora io intanto ritengo che per sconfiggere l'Islam violento occorre che ci sia un'alleanza con l'Islam moderato. A mio modo di vedere l'Islam moderato esiste e sono i milioni, centinaia di milioni di musulmani che non vanno a delinquere, non fanno violenza alcuna. In merito alla legge, Maroni l'aveva già fatto un anno fa, non ha senso proibire ai musulmani appunto moderati che vogliono pregare di andare in moschea a pregare. Tra l'altro si sappia che le moschee mascherate da moschee ce ne sono tantissime in Lombardia, bisognerebbe eventualmente intervenire su quelle, ma laddove si vuole realizzare una moschea lo si permetta, naturalmente con delle regole che vanno rispettate a partire dalla legge italiana.